Buonasera dal TG6, apriamo con la cronaca di un morto di nazionalità russa e due feriti. Il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina a bordo di una nave cisterna attraccata nel porto di Punta Penna a Vasto. A quanto è dato sapere, i tre marittimi sarebbero rimasti intossicati dal fumo sprigionatosi per un incendio. Uno dei feriti è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara e l'altro è ricoverato all'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto. Per le indagini sono al lavoro il comandante della Capitaneria, il tenente di vascello Cosimo Rotolo, il procuratore del Tribunale di Vasto, Gian Piero Di Florio, e gli uomini della polizia. La nave che aveva scaricato a Punta Penna olio di colza era partita alle 8:30 dal porto di Punta Penna per poi farvi ritorno, e un mix di gas all'interno della cisterna è la probabile causa dell'incidente. 70 tonnellate di mangimi e 22 di carni mal conservate sono state sequestrate dai carabinieri del NAS in un'operazione di controllo della filiera alimentare. Il servizio di Alfredo Primante. 70 tonnellate di mangimi e 22 tonnellate di carne per un valore commerciale di circa 800.000 euro sono state sequestrate dai carabinieri del NAS di Pescara nell'ambito di una serie di controlli ed imprese abruzzesi specializzate nella produzione di mangimi, poi estesi anche ad industrie di macellazione e commercializzazione di carne. Nei mangimifici sono state riscontrate irregolarità riguardanti locali fatiscenti, gravi carenze igienico-sanitarie, ambienti di lavoro infestati da insetti e topi con tanto di escrementi e lacune in tema di rintracciabilità. Con l'ausilio tecnico del personale del servizio veterinario delle ASL competenti sono state sospese le attività di 5 grandi mangimifici nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. Le 70 tonnellate di mangimi sottoposte a sequestro sanitario sono state avviate alla distruzione dall'autorità competente, poiché prive delle informazioni utili alla loro rintracciabilità a garanzia della sicurezza sanitaria. Ispezionate anche 4 industrie di macellazione e commercializzazione di carne nelle province dell'Aquila, di Chieti e di Teramo. In particolare in un'azienda dell'Aquilano, controllata dal NAS assieme al servizio veterinario della locale ASL, sono state sottoposte a vincolo sanitario 22 tonnellate di carne, bovina, suina, ovina e avicola, congelata con mezzi e procedure non conformi e stoccata peraltro in ambienti non idonei. I titolari delle attività sono stati deferiti alle competenti autorità sanitarie e nei loro confronti sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro. Si torna a parlare dell'inchiesta alla City. I PM della Procura di Pescara, Anna Rita Mantini e Mirvana Di Seri, hanno firmato l'avviso di conclusione delle indagini a carico di 15 persone sulla vicenda del complesso La City. L'elenco si è allungato con l'iscrizione nel registro degli indagati di Gaetano Pepe, ex dirigente all'edilizia del comune di Pescara. Molti nomi eccellenti finiti sotto la lente della Procura, a partire dall'ex sindaco del capoluogo adriatico Luigi Alboremasci e dall'ex assessore all'urbanistica Marcello Antonelli. Entrambi sono indagati per abuso d'ufficio, insieme allo stesso Pepe, ai dirigenti e funzionari regionali Antonio Sorgi, Pierluigi Caputi, Mario Pastore e Carla Mannetti, e ai tecnici comunali Gaetano Silveri, Emilia Fino, Lanfranco Chiavaroli ed Enrico Iacomini. Sono invece indagati per il reato di abuso edilizio gli imprenditori Marco Sciarra della società Iniziative Immobiliari SRL e Giovanni Pagliarone dell'IMI, il direttore dei lavori architettonici Mario D'Urbano e il direttore dei lavori per le opere strutturali Carlo Galimberti. L'inchiesta nasce da una denuncia presentata nel giugno scorso dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari circa la destinazione del complesso City come sede della regione Abruzzo. Come annunciato qualche giorno fa, il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha illustrato le proposte di legge sulla Nuova Pescara, il progetto che prevede l'accorpamento di 3 comuni, quelli di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il servizio di Andrea Costantini. Presidente, oggi lei ha illustrato 2 proposte per la Grande Pescara. Di cosa si tratta? Sono 2 proposte che puntano ad un prodotto di qualità indiscutibile, che però sottoponiamo all'arricchimento di ciascuno, sia presente in Consiglio regionale sia fuori nel mondo degli interessi, poiché far nascere una nuova città non è un gioco e lo vogliamo fare prevedendo e simulando tutte le difficoltà, arrivando anche a contemplare un progetto ed un programma di fusione che allinei
i linguaggi contabilistici delle amministrazioni preesistenti, le consistenze contrattuali, in maniera tale che non ci sia sorpresa distruttiva strada facendo. Ci siamo presi un lasso di tempo per essere sicuri del prodotto finale. Abbiamo anche dato luogo ad un'assemblea costitutiva che chiama in causa i consiglieri comunali esistenti, ciascuno con lo stesso potere di voto, senza differenza, in maniera equitativa, poiché vogliamo fare anche un lavoro che entri all'interno delle viscere di ogni amministrazione. È possibile stimare l'iter a livello di tempi? Ma io prevedo che ci vorranno dai 18 ai 24 mesi per fare un lavoro di qualità. Naturalmente da domani cominceremo a macerare, a discutere nel merito l'articolato, che ripeto non è un articolato della Germania per le spese di guerra, è aperto ad ogni arricchimento. L'importante è che alla fine sia un prodotto che faccia funzionare di più questa città-territorio più grande a favore delle imprese, dei cittadini e delle articolazioni degli spazi reali dei territori. Voglio essere sicuro che alla fine noi faremo più uno e non meno uno. Mi dichiaro disponibile a ogni forma di penetrazione tematica. E proprio a margine delle dichiarazioni appena ascoltate del governatore D'Alfonso sulla nuova Pescara, ci sono state anche delle dichiarazioni sul caso Ombrina Mare, con il respingimento dell'istanza di coltivazione pubblicata sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse si decreta la morte di Ombrina di Ferro. Queste le dichiarazioni del governatore, che non ha trattenuto la soddisfazione per la conclusione della vicenda, per il cui esito si è speso anche personalmente. Ora parliamo di collegamenti, si parla dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Oggi è stato presentato dalla Saga un nuovo collegamento tra Pescara e Spalato in idrovolante, un'opportunità non solo turistica ma anche di sviluppo economico per tutto il nostro territorio. Vediamo. Non è ancora passata la bufera Ryanair sull'aeroporto d'Abruzzo e sulla Saga, ma la società che gestisce lo scalo regionale cerca di reagire con un nuovo collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico e precisamente con il porto di Spalato, avviato in collaborazione con la European Coastal Airlines. Il servizio sarà operato con un idrovolante Twin Otter 300/6 con partenza da Spalato alle ore 8:30. La durata del volo verso Pescara, davvero particolare, è di 59 minuti. La ripartenza dall'aeroporto d'Abruzzo invece è prevista alle 10:30, con arrivo sull'acqua nel porto croato di Spalato alle 11:29. I voli da Pescara ci saranno tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Non è neanche paragonabile lontanamente quello che rappresenta la Ryanair rispetto a quello di cui stiamo rappresentando oggi. Questo è un servizio aggiuntivo per quanto riguarda Ryanair. Come è noto, siamo al lavoro per trovare le soluzioni legislative conformi a quanto previsto dal legislatore europeo e dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, cioè l'impossibilità di finanziare entro determinati termini le compagnie, qualunque esse siano, e siamo convinti che con il nostro piano industriale che il Consiglio di amministrazione Saga ha approvato si possa comunque uscire. Siamo al lavoro, siamo in trattativa e speriamo che questa trattativa porti a un risultato positivo nel rispetto della legge. Questo volo potrà essere usato non solo dai turisti ma anche dalle persone che hanno necessità lavorative per tutto l'anno e non solo in estate. In inverno infatti ci sarà un volo al giorno, mentre in estate ce ne saranno due. Ora siamo partiti con Spalato, ma collegheremo anche altre zone dei Balcani direttamente a Pescara. 18 mesi di incompiute, questo è stato il giudizio di Forza Italia sull'anno e mezzo dell'operato del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Il servizio di Paolo Renzetti. Guerino Testa, centrodestra critico per i primi 18 mesi di amministrazione Alessandrini. Avete parlato di 18 mesi di incompiute, perché? Ma il centrodestra è fortemente critico, così come la cittadinanza, la maggioranza della cittadinanza è critica sull'operato di questa amministrazione centrosinistra, che nei primi 18 mesi ha provocato solamente disastri amministrativi, senza andare troppo a ritroso coi tempi, ma pensando solo all'ultimo periodo, partendo dal discorso ad esempio dell'aeroporto piuttosto che del porto. Pescara sta cedendo giorno dopo giorno sovranità sull'Adriatico ad Ancona o anche ad altre città e non c'è quella battaglia politica che l'amministrazione regionale unitamente a quella comunale e provinciale dovrebbero fare per salvaguardare il ruolo principale di Pescara nell'Adriatico, così come diciamo che Pescara è carente sia nelle zone centrali che nelle zone periferiche di manutenzione. Si era detto che questa amministrazione voleva dare un segnale forte con le periferie, invece le periferie sono totalmente abbandonate. Possiamo spaziare anche per quanto riguarda
il discorso del mare, delle ordinanze. Ecco, noi riteniamo che 18 mesi di amministrazione sono stati altamente insufficienti, ben sapendo che c'è un problema anche di carenza finanziaria, però ci sono pochissime idee e molto confuse. Questa opposizione di centrodestra, oltre a fare opposizione responsabile, così come è accaduto in questi 18 mesi, vuole essere anche ricordata per delle proposte. E noi stiamo incominciando a faremo delle proposte per migliorare le periferie, per sbloccare il porto canale fondamentale per noi, fare una battaglia insieme sull'aeroporto, cosa che vedo che manca totalmente una strategia, e quindi dare quello slancio che Pescara merita. Non si placano le polemiche per la nomina del nuovo direttore dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila da parte di chi lo vorrebbe quale espressione del territorio. Ce ne parla Filippo Tronca. Alta tensione politica intorno alla nomina del nuovo direttore generale dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, che prenderà il posto del dimissionario Giancarlo Silveri. Nomina attesa per la prossima settimana. A scontrarsi due fronti politici. Da una parte in prima linea il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, uniti nel ritenere che occorre un manager, non un medico, e che soprattutto poco o nulla conta la provenienza territoriale. Serve uno bravo e basta, e non sta scritto da nessuna parte che sia aquilano, argomentano. Non possono che concordare i rappresentanti politici di Sulmona, Avezzano e di altri comuni della provincia. Impostazione duramente contestata da quello che è stato ribattezzato invece il fronte dell'aquilanità, ovvero il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il capogruppo di Forza Italia al comune dell'Aquila Guido Liris, l'ex vicepresidente del consiglio regionale Giorgio De Matteis, che invocano una personalità interna al territorio per professionalità e provenienza. Non è possibile nominare chi viene da fuori quando altrove si è nominato un interno, tuona Pietrucci, ricordando i casi di Chieti, Teramo e Pescara, per le cui ASL la scelta dei nuovi manager è ricaduta tra professionisti interni ai rispettivi ospedali. Gli stranieri che il fronte dell'aquilanità guarda in cagnesco, dati invece per favoriti nella corsa al vertice dell'ASL, sono Enrico Del Baglivo, 65enne romano in passato consulente dell'ASL di Avezzano, e Antonello Maraldo, direttore provinciale INAIL Teramo L'Aquila. Gli aquilani pretendenti al posto sono invece il primario del reparto di cardiologia del San Salvatore, Sabrina Cicogna, la direttrice del Dipartimento di Medicina Generale, Patrizia Masciovecchio, e il primario di malattie infettive, Alessandro Grimaldi. Vada come vada, quello del direttore dell'ASL dell'Aquila sarà comunque un incarico a tempo. Il decreto Lorenzini impone infatti la razionalizzazione del sistema sanitario regionale, che porterà alla ASL unica, ed è una decisa riduzione di poltrone in carichi di vertice all'Aquila come altrove. Sarà pubblicato da lunedì prossimo l'avviso pubblico per la selezione di personale altamente qualificato per l'assistenza tecnica, i bandi POR-FESR. Il bando scadrà il prossimo 19 febbraio. Vediamo. Presidente De Monte, oggi avete illustrato un bando per reperire, per selezionare figure di altissima professionalità di assistenza tecnica per il POR-FESR. Sì, con questo bando Abruzzo Sviluppo, su indicazione quindi del Presidente della Regione Abruzzo, si è voluto quindi dare la massima, diciamo, la necessità di reperire figure altamente professionali, quindi non premiare in maniera automatica chi avesse già svolto quindi questa attività, ma premiare il contenuto dell'esperienza professionale, la necessità quindi di avere figure che hanno già, diciamo, lavorato nell'ambito di procedure complesse, di programmi quindi complessi, di valenza quindi nazionale e comunitaria, e che possono quindi in qualche modo dare valore aggiunto quindi alla Regione Abruzzo. Ecco, il bando si aprirà lunedì prossimo e poi ci sarà tempo fino al 19 per presentare domande. Verrà pubblicato l'8 fino al 19, la possibilità quindi di presentare quindi domanda, ci sarà poi una commissione che valuterà i titoli, l'esperienza quindi maturata nell'ambito quindi universitario, e poi l'esperienza, e infine con un colloquio all'interno del quale poi verranno prodotte le referenze scritte che attestano quindi anche, quindi non solo il numero di anni di esperienza, ma proprio il contenuto dell'esperienza. E qual è la funzione di queste figure professionali? Cosa dovranno fare? Queste figure professionali vanno ad affiancare oggi la struttura regionale nella quindi predisposizione quindi dei bandi che nei prossimi 7 anni, 8 anni la Regione quindi andrà a fare nell'ambito dei 5 domini che rappresentano poi il contenuto del POR-FESR.
Altri 9 milioni di euro saranno disponibili per le imprese abruzzesi grazie alla riapertura del bando sul microcredito disponibile attraverso il Fondo Sociale Europeo. Vediamo. La riapertura del bando del microcredito dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è una ulteriore buona opportunità per le tante aziende abruzzesi che l'avevano sollecitata. Una dotazione finanziaria pari a 9 milioni di euro, quella messa a disposizione da questo avviso. Per le persone fisiche l'importo del contributo oscilla da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000. Per le persone giuridiche il minimo è 10.000 euro, il massimo 25.000 euro. Il bando è già pubblicato sul sito del soggetto gestore Abruzzo Sviluppo. L'assessore regionale Sclocco invita i soggetti interessati a presentare istanza al più presto. Il fattore tempo è fondamentale. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 9 marzo. 9 milioni di euro per uno strumento che il territorio e anche soprattutto le donne, devo dire, continuano a chiederci. Uno strumento che consentirà, così come già è successo, di aprire nuove imprese e di aiutare le imprese già costituite, le giovanissime imprese già costituite. Il bando riaprirà, è già pubblicato, scadrà il 17 marzo. Mi raccomando, come sempre, la tempestività, perché, come dire, andremo ad esaminare le domande in ordine di arrivo, quindi è importante arrivare il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, anche se, come dire, 9 milioni di euro daranno diciamo una risposta congrua al numero di domande. Una card prepagata da utilizzare all'interno dei supermercati per i residenti meno abbienti del comune di Pescara, questa è la proposta dei consiglieri della lista Teodoro per Pescara, vediamo. È un'iniziativa studiata dal sottoscritto e dal capogruppo Teodoro che porremmo in visione all'intero Consiglio Comunale, all'interno del bilancio di previsione che dovrà essere ovviamente approvato nei prossimi mesi in Consiglio Comunale. Destineremo una somma che andrà dalle 50 alle 100.000 euro in un apposito capitolo di bilancio per le famiglie bisognose. È una prepagata che sarà ovviamente di 50 euro, verrà messa a disposizione dei servizi sociali, per cui la politica esce di scena una volta tanto e sarà data ai servizi sociali e nello specifico agli assistenti sociali che lavorano in maniera implacabile quotidianamente con queste persone bisognose, e saranno proprio gli stessi assistenti sociali a decidere a chi dare questa carta o no a seconda delle esigenze particolari della famiglia. Quindi è un ulteriore tassello che va nel senso delle persone bisognose e che va nel senso dell'aiuto della povera gente. Quando si tratta delle persone bisognose e della povera gente, la politica deve fare un passo indietro e si deve concentrare definitivamente e per sempre per le esigenze delle persone bisognose. Vede, quando si stava bene, in Italia si stava bene, le politiche sociali erano, l'assessorato delle politiche sociali era un assessorato che veniva dato a un partito di minore entità all'interno di una maggioranza. Oggi invece riteniamo che l'assessorato delle politiche sociali sia un assessorato importante e fondamentale per i comuni che si trovano in prima linea ad affrontare le esigenze della povera gente. E devo dire, purtroppo, ahimè, che in quest'anno e mezzo di legislatura l'assessore non è che abbia fatto modo tanto per creare dei progetti che vadano dell'aiuto delle persone. È stata presentata a Pescara l'iniziativa di Rifondazione Comunista intitolata Una cassetta di arance per Kobane. Agrumi che provengono dalla Calabria simboleggiano il no allo sfruttamento del lavoro. Il servizio. Sono in vendita a Pescara le arance provenienti da piccoli produttori biologici calabresi che Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti di Pescara mettono sul mercato per sostenere chi non ricorre al lavoro nero e non si piega alle mafie. Il ricavato sarà destinato alla ricostruzione della città curda di Kobane, liberata un anno fa dall'assedio dell'ISIS. Per partecipare all'iniziativa è possibile prenotare la propria cassetta da 5 kg al costo di 8 euro nella sede pescarese di Rifondazione Comunista in via Tedesco numero 8. Mantini e Di Sante. Queste arance solidali sono già state prenotate e verranno distribuite da un circuito di associazioni, attivisti, semplici cittadini, circoli di rifondazione nel nostro territorio, e con questo vogliamo dare, insomma, una risposta concreta sia alla crisi sia, insomma, alle politiche antiliberiste che schiacciano le politiche liberiste che schiacciano i piccoli produttori e producono sfruttamento e disperazione nelle nostre campagne ogni anno. Questa iniziativa, il ricavato andrà per la ricostruzione di Kobane, la città liberata dall'ISIS, e noi continua il nostro impegno a favore del popolo curdo che viene martoriato dal governo turco di Erdogan. E il prossimo 21 febbraio a Pescara avremo un compagno curdo, Garip Dunen,
che appunto ci racconterà quello che succede ogni giorno nel Kurdistan turco e anche nel Rojava. Il Comune di Pescara e la società di gestione dei rifiuti Attiva SPA hanno presentato un progetto per la sensibilizzazione dei ragazzi allo smaltimento dei rifiuti elettrici e anche quelli elettronici. Vediamo. Assessore Marcheggiani, oggi presentate un importante progetto di educazione ambientale rivolto ai ragazzi delle scuole di Pescara, un progetto importante perché riguarda una particolare categoria di rifiuti. I rifiuti REE, sì, è un progetto nazionale, partecipano 50 città in Italia, tra cui anche Pescara. Il progetto inizia a livello nazionale il 15 del mese di febbraio, durerà 3 settimane e coinvolge le scuole della città che hanno voluto aderire per ben 3 settimane. È un progetto di educazione ambientale e nello stesso tempo di grande informazione ed è rivolto soprattutto ai bambini della quarta e quinta elementare e delle scuole medie, proprio perché loro sono i più grandi consumatori di questi prodotti elettrici ed elettronici che sono i RAE, ed c'è un grande problema soprattutto nello smaltimento di questi rifiuti e purtroppo Pescara non è messa bene, è messa con una bassissima, un bassissimo rapporto di raccolta differenziata, come nell'Italia meridionale stanno meglio le regioni del centro e le regioni del nord. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con il Pescara e con una buona notizia per i tifosi. Dopo il divieto di trasferta arriva la notizia ufficiale che la partita di domani alle 15 tra Salernitana e Pescara sarà trasmessa su maxischermo installato nel parcheggio dell'antistadio. La società si è attivata a tal fine ottenendo tutti i permessi. Ora passiamo alla gara, il neo allenatore della Salernitana Menichini dovrebbe optare per il 4-3-3 con Donnarumma al posto dello squalificato Gabbionetta. Sarà sfida nella sfida con la Padula, suo gemello del gol a Teramo lo scorso anno. Sul fronte Pescara il tecnico Oddo butterà nella mischia uno dei nuovi, Mazzotta, Zuparic e Fornasiera al centro, viste le assenze di Crescenzi e Campagnaro. Partiranno dalla panchina gli altri nuovi, Coda e Pasquato. Il servizio. I singoli si mettono a disposizione del gruppo, poi se fanno bene perché vengono sostenuti da un gruppo forte. E quindi sanno perfettamente tutti dal primo all'ultimo che ogni settimana devono lavorare per ritagliarsi uno spazio importante, una maglia da titolare. Sicuramente ci sarà chi giocherà di più, chi giocherà di meno, ma questa è la legge del calcio. Poi essere arrabbiati perché non si gioca e se vogliamo è anche giusto, nel senso che vuol dire che un giocatore ci tiene, però ovviamente questa arrabbiatura deve essere poi riversata sul campo in allenamento per dimostrare che magari il mister ha sbagliato. La nostra partita deve essere sempre la stessa, sia in casa che fuori. Andiamo a Salerno per vincere, questa deve essere la nostra mentalità, dove è sempre stata. Provare a vincere, poi non è facile, non è facile in ogni campo e non è facile contro chiunque squadra. È una partita dura, durissima, perché comunque troviamo una squadra che ha cambiato allenatore, quindi l'atteggiamento nei confronti della squadra da parte del pubblico sicuramente sarà diverso. Ci sarà un supporto, un appoggio totale, credo, e in condizioni di difficoltà di classifica, però noi non possiamo farci condizionare da una classifica deficitaria. Sappiamo di incontrare una partita molto molto difficile su un campo ostico, e però questo non deve cambiare il nostro atteggiamento, che deve essere sempre lo stesso. Noi andiamo su ogni campo per provare a vincere, poi se gli altri saranno più bravi gli daremo la mano. E noi siamo sereni, siamo tranquilli, c'è tanto entusiasmo, non c'è euforia, nel senso che siamo sempre con i piedi per terra, sappiamo che è impensabile mantenere questo passo fino alla fine, ce lo auguriamo, qualche passo falso ci può stare, ma come ci può stare per le altre, dobbiamo essere bravi a averne di meno delle altre. Ora la Virtus Lanciano, dopo l'esonero del mister Roberto D'Aversa, domani alle 15 al Menti di Vicenza ci sarà l'esordio in panchina del neo allenatore Primo Maraiulo. Nella lista dei convocati di Ramata oggi ci sono per la prima volta Rocca e Giandonato ed il recuperato Boldor. Assenti gli altri nuovi, Bergamini e Di Nicola, oltre che Bacinovic e Salviato. Nel Vicenza convocati Neo Biancorossi, Ligi e Signori, assenti Galano, Urso e l'ex Pinato. Il DS Leone ha commentato così la delicata settimana che ha attraversato la Virtus. Ascoltiamo. L'esonero di Roberto D'Aversa per noi è stato
è stato duro da ingoiare per me personalmente, perché in questi 8 anni, 6 insieme a Roberto, sono stati 6 anni straordinari, e io ci tenevo a ringraziare Roberto e come uomo per quello che ci ha dato a tutti, e come professionista, quindi come capitano di questa squadra, della vittoria del campionato, primo anno di Serie B. Insieme a me, nell'anno che ha smesso come collaboratore ed allenatore. E io voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Per me era doveroso, come è doveroso ringraziare tutti i ragazzi che sono stati 8 anni con la Virtus Lanciano, che hanno dato quello che hanno dato, voi sapete che non c'è bisogno che lo ripeta. Li ho ringraziati tante volte, non smetterò mai di ringraziarli. Oggi sono qua a presentare Primo Panagliulo, che per me penso sia la scelta migliore. Non nego che ho provato a far cambiare idea la società, questo lo sa anche Primo, gliel'ho detto martedì prima che venisse a fare il primo allenamento, perché io sono una persona coerente, leale e onesta. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare mio padre. Vorrei che riacquistiamo un po' tutti un po' di serenità, quello che ci siamo detti con la società, con Primo, con i ragazzi. Ripeto, voglio vedere una squadra che vada in campo e che si diverte. Ma veramente si deve divertire. Se il Lanciano retrocede in Serie B, in Serie C, Lega Pro, non deve essere una tragedia. Non deve essere una tragedia. Noi dobbiamo, quello che dobbiamo pensare è che il Lanciano deve continuare a fare professionismo, che è la cosa più importante, perché si può retrocedere e si può ricominciare. Ora scendiamo in Lega Pro, parliamo del Teramo. Domani per il Teramo non sarà una trasferta come le altre, perché ci sarà il match con il Savona, la città che lo scorso 2 maggio fu il teatro della festa per la promozione in Serie B. Tutti a disposizione dell'allenatore Vincenzo Vivarini, che ha recuperato anche il centrocampo Amadio, il servizio. Non è una partita solita, perché ci sono degli strascichi mentali che ti portano ad avere pensieri diversi, ricordi diversi, quindi di conseguenza non ci può stare un'attenzione esclusivamente alla partita, però dobbiamo essere molto molto bravi invece nel rimanere molto fermi e molto concentrati sulle cose da fare in campo. Savona in questo momento qua è la squadra più in forma di questo campionato, perché ha fatto 4 partite, 3 vittorie e 1 pareggio. Ed è una squadra che poi le ha fatti contro squadre importanti. Ci vuole una grande prestazione come quella di domenica. La preoccupazione che ho è che la squadra non acquisisca quella cosa che in questo momento qua è importante, cioè bisogna esaltarsi, bisogna avere entusiasmo. E non bisogna assolutamente deprimersi per un pareggio, dobbiamo avere un'autostima molto alta e quindi non dobbiamo ascoltare sicuramente chi è che vuole il male del Teramo, dobbiamo pensare invece ad avere un'autostima molto alta, dobbiamo continuare a fare le prestazioni che stiamo facendo, perché non abbiamo fatto un passo indietro domenica. Non è un anno sicuramente uguale agli altri, però abbiamo 5 punti in meno dell'anno scorso, 20 partite, le prime 20 partite dell'anno scorso, le prime 20 partite di quest'anno, abbiamo 5 punti in meno. E per l'Aquila sarà il primo match dopo la pesante penalizzazione in classifica, gli uomini di Perrone sono obbligati a vincere per allontanare la zona dei play-out. Gianmarco Menga. Al Fattori l'Aquila gioca contro l'Ancona, la partita più delicata della stagione. Sarà infatti il primo match del rossoblù dopo la penalizzazione in classifica a causa del processo sul calcio scommesse, che ha fatto scivolare gli uomini di Carlo Perrone dalla zona medio-alta al terz'ultimo posto. Un vero shock dal punto di vista psicologico che squadra, dirigenza e staff tecnico hanno cercato di assorbire nel migliore dei modi nel corso della settimana. Alla luce della nuova graduatoria è inutile sottolineare quanto gli aquilani abbiano bisogno di punti per risollevare subito la classifica e mettere il naso fuori dalla zona play-out.
Il tutto in attesa che la giustizia sportiva faccia il proprio corso. Il secondo grado di giudizio potrebbe infatti restituire diversi punti ai rossoblù. Intanto, sfogliando l'album dei numeri, l'Aquila può sorridere pensando all'ottimo trend casalingo in campionato. I rossoblù infatti sono reduci da 7 risultati utili consecutivi tra le mura del Fattori. L'ultima sconfitta risale a quasi 4 mesi fa, era il 10 ottobre 2015 e l'Aquila perse in casa contro il Savona per 1-0. Di contro ci sarà l'Ancona di Giovanni Cornacchini, reduce dall'importante vittoria casalinga contro il Pisa, ma anche da 3 pareggi e una sconfitta negli ultimi 4 impegni lontano dalle mura amiche. I marchigiani non vincono lontano da casa dal 22 novembre scorso, quando sbancarono Pistoia con una rete di Di Mariano. Intanto il capitano dell'Aquila, Claudio De Souza, suona la carica alla vigilia, guardando il bicchiere mezzo pieno dopo la penalizzazione. Ma sia voi siamo sereni, perché noi sapevamo della penalizzazione, l'aspettavamo, finalmente è arrivata. E tutto sommato la classifica non è poi così brutta come poteva sembrare alla vigilia, no? Perché siamo a meno 5 ad oggi dalla salvezza senza play-out, quindi ci dà ancora forza, più forza per affrontare la partita di sabato, che è una partita importantissima, come tutte del resto fino alla fine. Sul fronte formazioni, il tecnico rossoblù Carlo Perrone si porterà dietro fino all'ultimo il dubbio sul modulo 3-4-3 o 3-5-2. Al momento ad essere sicura è la difesa a 3 con la conferma. Al momento ad essere sicura è la difesa a 3 con la conferma in blocco di Pesoli, Cosentini e Piva. Nel caso poi si dovesse optare per il centrocampo a 5, Triarico e Ligorio agiranno da esterni con Boulevardio, De Francesco, Manuel Mancini e Milicevic nel mezzo. In casa Ancona mancheranno Konaté, Cognini e Sassano per squalifica. Ci sarà il debutto dell'attaccante ex L'Aquila Alberto Libertazzi e non è escluso anche quello dell'altro ex di turno Marco Frediani, appena giunto in prestito in biancorosso dopo i 6 mesi trascorsi in Serie B con l'Ascoli. Torniamo a parlare di Dirty Soccer, perché l'Aquila Calcio con un comunicato rende noto che il nuovo difensore della società nel noto procedimento disciplinare Dirty Soccer sarà l'avvocato Carlo Celani del Foro di Roma. Ora invece passiamo al ciclismo, perché dal 22 al 27 febbraio Pineto ospiterà il raduno della Nazionale Paralimpica di Ciclismo con vista su Rio 2016. Stamattina la presentazione a Villa Filiani, c'era anche presente il CT Azzurro Mario Valentini, il servizio di Jacopo Forcella. A quasi un anno dal meeting di ciclismo riservato ai più piccoli, Pineto si prepara ad abbracciare il raduno della Nazionale Paralimpica Azzurra. Lo farà a fine mese, dal 22 al 27 febbraio. Dunque, la città adriatica ancora una volta è in prima fila quando si parla di due ruote. Stavolta accoglierà atleti che, nonostante la disabilità, ce l'hanno fatta. Stamattina la presentazione a Villa Filiani, presenti il sindaco Robert Verrocchio, il CT pluridecorato Mario Valentini, il presidente Mauro Marrone e il team Go Fast di Andrea Di Giuseppe, con uno dei suoi atleti di punta, Pierpaolo Addesi. Durante la 6 giorni gli azzurri racconteranno le loro storie alle classi medie del comprensorio del Cerrano, ma soprattutto scalderanno i motori per l'evento di riferimento, le Paralimpiadi di Rio 2016. In vista proprio di questa Olimpiadi, questa è una zona buona, perché 15 giorni dopo abbiamo i campioni del mondo in pista a Montichiari, ma questo è un buon trampolino di lancio per poter lavorare, anche perché qui in zona c'è un rettilineo, una strada bellissima per poter lavorare proprio per quelle specialità della pista. Pineto adesso ha conosciuto la potenzialità del ciclismo, la potenzialità di promozione turistica del ciclismo e ha abbracciato pienamente il nostro sport, quindi io sono contento anche di questo, perché abbiamo dimostrato che il ciclismo, oltre ad essere sport, è anche un veicolo che muove l'economia e il turismo, quindi sicuramente un segno positivo. Poi ormai con la Nazionale Paralimpica l'Abruzzo ha un rapporto di amore, visto che sono diversi anni che vengono da noi e quest'anno avremo anche questo raduno, quindi sarà un ulteriore momento di vicinanza con questa nazionale, che è una nazionale che porta tantissimi risultati e, devo anche aggiungere, ha il contributo di parecchi ragazzi abruzzesi. Sta entrando della nostra città, una città che sta avvicinando molto a questa disciplina, al mondo della bici in generale. È un'occasione che ci inorgoglisce, perché comunque aver scelto Pineto per il ritiro è un qualcosa che fa onore a tutta la nostra comunità, ma soprattutto per il messaggio che c'è dietro a questa, non solo lo sport, ma lo sport come momento inclusivo, a prescindere se si è normodotati, se si è disabili.
Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.